Buongiorno bambini, oggi facciamo la spiegazione di pagina 321 del sussidiario che parla dello sviluppo dei solidi. Lo sviluppo dei solidi. Prendiamo ad esempio una scatola e tagliamola lungo gli spigoli. Apriamo e distendiamo la scatola su un foglio e tracciamone il contorno con la matita. Abbiamo ottenuto lo sviluppo di un solido. Possiamo fare così con tutti i solidi che conosciamo. Lo sviluppo di un solido è la figura piana che rappresenta la superficie del solido. Nello sviluppo del solido, di un solido, puoi riconoscere le facce laterali e le basi. Le facce laterali formano la superficie laterale del solido. Per calcolare l'area della superficie totale, basterà sommare tra loro le aree delle facce che lo compongono, ossia l'area delle basi e l'area della superficie laterale. In questo modo possiamo calcolare l'area della superficie totale. Prendiamo, degli esempi di sviluppo di un solido, ad esempio un cubo. Lo possiamo sviluppare in questo modo. Qui vediamo la superficie laterale e le due basi. Un cilindro si sviluppa in questo modo, le due basi e la superficie laterale. Il parallelepipedo, superficie laterale e due basi. La piramide, superficie di base e l'area laterale. Andiamo a vedere le superfici del parallelepipedo. Il parallelepipedo rettangolo è un prisma che ha come basi due rettangoli, qui li vediamo bene. Osserva lo sviluppo del parallelepipedo. La superficie laterale è un rettangolo che ha per base il perimetro della base del parallelepipedo e per altezza l'altezza del parallelepipedo. Quindi l'area del laterale del parallelepipedo è uguale al perimetro di base per l'altezza. La formula è questa: area laterale, perimetro di base per altezza. Per calcolare l'area totale, basta sommare l'area laterale all'area delle due basi. Quindi l'area totale è uguale all'area laterale più due volte l'area di base. La formula è questa: area totale uguale area laterale più area di base per 2. Andiamo a vedere la superficie del cubo. Il cubo è un prisma con le facce tutte quadrate, come vediamo qui nell'immagine. È formato quindi da 6 facce che sono tutte congruenti. Ne consegue che per calcolare l'area della superficie laterale bisogna moltiplicare per 4 l'area di una faccia, che si ottiene facendo lato per lato. Quindi area laterale si ottiene facendo lato per lato 4 volte. La formula è questa: area laterale uguale lato per lato per 4. Per calcolare invece l'area totale, basta calcolare l'area di una faccia e moltiplicarla per 6, visto che sono tutte congruenti. Quindi l'area totale corrisponde a lato per lato per 6. Qui c'è la formula: area totale lato per lato per 6. Abbiamo concluso lo sviluppo dei solidi, alla prossima lezione, un saluto!